Ciao, ciao amici, bentrovati, bentornati e spero che siate tutti bene, in salute, speriamo. Vi abbraccio forte, forte, forte. Allora, oggi voglio fare un video davvero di evasione, è arrivata la primavera e quindi vi propongo il format di tre profumi per la primavera, low, cost, medium e high cost. Un video che ripropongo, insomma, da un po' di tempo in questo formato. E negli anni passati vi avevo parlato di profumi come Orchidea della Cina, Tra i ciliegi, Dahlia Noir o Eau de Toilette nel 2019, mentre nel 2017 di White di Zara, di Today, Avon Today e Signorina Eleganza. Nel 2018 invece ho saltato questa carrellata, questo format. Oggi ve ne voglio parlare ancora perché anche se il mondo intorno a noi si è fermato, la primavera non si ferma, non so se sentite gli uccellini, è una cosa che mi fa male, però al tempo stesso mi dà coraggio pensare che anche se ora non possiamo godere appieno di questa meraviglia che è la rinascita della natura, però la natura stessa vive e gode. Gli animali continuano a fare la loro vita, i fiori continuano a sbocciare, a sorprenderci. Per chi ha la fortuna di avere un giardino, può respirare questa meraviglia. Io vi porto nel mio giardino e spero di darvi un po' di serenità, per quanto difficile. Proviamo, ok? Allora, i profumi di cui vi parlo oggi sono profumi che ho già da un po' nella mia collezione, di cui però ancora non vi avevo parlato e per fortuna, perché non ho profumi nuovi da mostrarvi. Non sto facendo shopping, non ho fatto grande shopping, le cose, le novità che mi sono arrivate sono dei regali. Però di questi non ve ne avevo mai parlato. Allora, li metto qui accanto a me. Forse ve ne ho parlato di uno in modo però superficiale. Allora, il primo è della categoria low cost ed è in realtà un'acqua profumata di Wycon e questa è Lipari. Questo è un regalo di Mary, Vaniglia Chic, a cui mando un grandissimo bacio di un po' di tempo fa. E queste acque di Wycon, questa è la prima che io ho, però l'ho sempre annusate, spruzzate diverse volte quando andavo in negozio. Sono ottime acque profumate dalla buona persistenza per essere delle acque profumate. E questa in particolare è perfetta secondo me per la primavera perché è un tipico profumo floreale con un'apertura molto frizzante e dolce il giusto, molto femminile, anche abbastanza elegante. E vi dirò, io non so se sia davvero un dupe, però questa mi ricorda un po' di Dior. È possibile? Spruzziamola un po' intorno a me. È andata pure sulla telecamera un po' di acqua. E no, qui ce n'avevo un altro, vabbè, tanto non so, mi ricorda qualche profumo tipo questo, però io non vi so dire se effettivamente sia un dupe. Comunque vi leggo le note olfattive. Allora, un'apertura molto frizzante con nota di violetta, quindi abbiamo violetta, mandarino, pompelmo e bergamotto, apertura frizzantissima, un cuore femminile, molto molto femminile, rosa, peoni e pepe rosa e un fondo muschiato con giglio e mimosa, quindi molto floreale ma molto delicato, è un profumo, un'acqua profumata non invadente. Buona, a me piace moltissimo ed ha una persistenza insomma discreta per essere un'acqua profumata, quindi queste acque sono da 100 ml, le trovate intorno ai 9 euro, però spesso Wycon fa gli sconti, ad esempio adesso ci sono alcuni sconti del 30% sulle acque profumate, forse questa no, ma molte delle loro linee insomma sì. Allora, quindi questa è il primo, categoria low cost. Come profumo intermedio, di una categoria intermedia, io vi propongo un profumo di Avon che è un flanker della linea Today ed è il Celebrate che è uscito, questa è la bottiglia, Avon Celebrate,
per celebrare i 15 anni della linea Today, Tomorrow, Always. Ha la stessa forma, lo stesso packaging del Today, però è sostanzialmente un profumo diverso, ma è sempre creato dal grande naso Oliver Crisp. Bottiglia bella come il Today, però satinata con questo color ghiaccio ed ha questo fiore stampato, insomma, nella bottiglia direttamente. Oliver Crisp è un grandissimo naso che ha creato anche il Today, il Tomorrow e tanti altri profumi per grandissimi per grandissime profumerie. Allora, il Celebrate è un profumo anche questo floreale, piuttosto muschiato e abbastanza delicato. Si discosta dal Today, è meno forte e meno aggressivo, quindi per chi non ama quella nota di tuberosa violenta che ha il Today, questo potrebbe fare al caso vostro. Spruzziamolo anche lui un po' nell'aria ed è proprio una ventata di freschezza e di fiori freschi di giardino, quindi primavera in toto. Allora, dove l'ho messo? Il Celebrate, creato nel 2019, ha in testa caprifoglie e neroli, nel cuore tuberosa, nel fondo fiori di ambretta, che è la malva muschiata, e cedro. Quindi, delicato, qui c'è la tuberosa, però è molto molto più leggera, molto più sfumata, si avverte pochissimo ed è un bel profumo primaverile, costo intermedio, si trova intorno ai 19 euro in catalogo di Avon, però si trova anche su altri siti, ad esempio Notino, visto che ce l'ha, per cui se non riuscite, insomma, a reperirlo tramite Avon potete comprarlo lì e ve lo consiglio perché è molto molto carino, durata media, insomma, una durata media, un profumo dalle note delicate. Nessuna di queste è particolarmente aggressiva, quindi non è una bomba. Però onestamente i profumi primaverili io li preferisco così, più delicati, più soft, più da giorno, insomma. Andiamo all'ultimo profumo, che è un Montal, categoria high cost, ed è il Rose Elixir. Allora, questo profumo è un profumo alla rosa, ovviamente, come dice il nome, molto frizzante, dolce e molto sbarazzina. Non è un profumo da femme fatale, non è una rosa opulenta, ricca, dark e sontuosa o barocca, assolutamente. È una perfetta rosa primaverile, con una punta dolce ed è molto molto frizzante, durata molto alta. È un Montal, tutti i Montal insomma hanno una buona buona durata e per il prezzo che ha è comunque, l'ho messo nella categoria high cost, ma non è così esoso insomma il suo prezzo, è paragonabile a un qualunque profumo Chanel o Dior, ecco. Diciamo questa è la nicchia più commerciale che ci può essere insomma al momento, si trova anche molto facilmente. Allora, Rose Elixir è stato creato da Pierre Montal nel 2010. Abbiamo un'apertura di agrumi, rosa, fragola, foglia di fragola e gelsomino nel cuore, fiori d'arancio, ambra e vaniglia nel fondo, muschio, patchouli e tangerino. Quindi è un profumo che molti dicono somigli tanto al Miss Dior Cherie. Non so quale versione, se la prima o l'ultima, forse un po' più la prima, però è più duraturo, più persistente, più sbarazzino e un pochino meno dolce del Miss Dior Cherie. È più incentrato sulla rosa, ma gli somiglia abbastanza ed è una rosa fresca, una rosa di giardino di primavera, molto femminile, molto delicato, ma molto molto persistente. Quindi questa è la mia proposta per i profumi di nicchia, di alto livello e high cost. Allora, io vi ringrazio di avermi seguita. Ah, è caduto tutto. Vi ringrazio di avermi seguita. Spero che possiate superare questo momento. Insomma, in questi video cerco sempre di dirvi qualcosa di rasserenante, spero di riuscirci. È molto molto difficile. Le notizie che continuano ad arrivare sono davvero. Non so neanche trovare le parole, onestamente, però cerchiamo di farci coraggio, di restare uniti e di non abbatterci. Fatemi sapere se volete che io continui a parlarvi di profumi. Ho tanti profumi di cui parlare che sto testando in formato sample, per cui potrei farvi
delle mono review giusto per intrattenervi, insomma, per passare un pochino di tempo insieme. Se vi fa piacere lo farò, cercherò di trovare insomma un po' di tempo e passare un po' insieme per svagarci un po'. Grazie, grazie infinite per avermi seguita. Un bacio, al prossimo video. Ciao ciao.